che non si vuol recepire e che aumenta l'esigenza e la domanda di spiagge libere, mentre gli stabilimenti, le concessioni sono vuote. Le spiagge libere, carnai, gli stabilimenti vuoti. La politica del paese, di Ostia e del comune di Roma deve interpellare principalmente il cittadino affinché capisca le sue volontà, come per esempio quando si elabora il PUA, il piano di utilizzo degli arenili, è una cosa importantissima affinché il cittadino partecipi a vedere le proprie esigenze per il mare e quindi elaborare il PUA secondo le esigenze del cittadino. Così si può avvicinare il cittadino alla politica. Ogni 8 anni, 5 anni, 10 anni massimo, la concessione, se il comune decide di avere di nuovo una concessione su quella spiaggia, perché non è obbligato a dare la concessione, può farne anche una spiaggia libera, una spiaggia con accesso agevolato, una spiaggia dove si fa sport, una spiaggia dove si vive il mare, dove non c'è il resort, la piscina, il wellness, il parrucchiere e tutto quello che ha snaturato la spiaggia e il nostro rapporto con la spiaggia. Un'iniziativa ottima che dovrebbe proseguire nel tempo per un'appropriazione da parte dei cittadini di questo bene pubblico, e quindi l'iniziativa va portata avanti nel nome del 14 luglio, del mare libero, del mare aperto a tutti e così via, perché questa è una cosa che deve finire, dura da anni e che in effetti dovrebbe, una volta tanto, grazie a queste iniziative, no? Anche perché ne gioverebbe la cittadinanza, tutta quanta Ostia. Spesso invece non è così, quest'anno poi è stato lasciato allo stato bravo. Noi non siamo per niente contenti di questa gestione demaniale, abbiamo chiesto il commissariamento in regione come di ambiente qui a Terracina.